Nel primo video della serie abbiamo acceso i riflettori sull'idea del fotovoltaico. Oggi cominciamo a ragionarci un po' più nel concreto, iniziando col dare una dimensione al nostro progetto. Ciao a tutti e bentornati su andreapiccinelli.net. Dopo aver visto nello scorso video quali sono i motivi per iniziare a ragionare sull'acquisto di un impianto fotovoltaico per la vostra azienda, oggi dobbiamo fare il secondo passo del processo di valutazione, che consiste nel dare un ordine di grandezza all'impianto che vorremmo realizzare. Per quanto la valutazione finale spetti ad un tecnico progettista, possiamo comunque avere un'indicazione di quella che sarà la potenza del nostro impianto fotovoltaico. Come? Sapendo che sarà il perfetto compromesso tra teoria, realtà, gestibilità e soldi. Cosa vuol dire? In pratica dobbiamo fare quattro ipotesi nell'ordine che vi ho detto e semplicemente trovare l'intersezione tra di esse. Banalmente il valore più basso dei quattro vince. Ma andiamo con ordine. Il primo aspetto è quello puramente teorico. Senza pensare a nient'altro capiamo di quanta potenza di impianto avremo bisogno con un calcolo abbastanza semplice. Prendiamo la nostra bolletta elettrica, troviamo il consumo annuo storico stimato e lo dividiamo per un cautelativo 1100. 1100 è la producibilità annua di un impianto fotovoltaico nel nord Italia. Se siamo più giù, mal che vada, produrremo di più. Quella è la potenza che dovrebbe avere il vostro impianto fotovoltaico per compensare il vostro fabbisogno elettrico annuale. Ad esempio, per un consumo annuo di 33.000 kWh ci servirebbe un impianto da 30 kW. Questo è il nostro valore base, quello che dovremmo realizzare in condizioni perfette. Peccato si debba fare i conti con la fattibilità, il che ci porta al punto numero 2. Come un neolaureato al primo giorno di lavoro, anche la nostra potenza teorica spesso si deve ridimensionare al triste impatto con la realtà. Infatti molte volte siamo costretti a ridurre la nostra stima iniziale per il semplice fatto che sul capannone non ci stanno abbastanza pannelli da arrivare alla potenza ideale. Nel nostro esempio potrebbe succedere di avere uno spazio utile sul tetto di 130 metri quadri e quindi non poter montare più di 25 kW di pannelli, per esagerare, prima potata alla nostra potenza. Oppure potrebbe avere a disposizione molto più spazio e a quel punto potremmo tranquillamente proseguire con l'idea iniziale dei 30 kW. Ma non è finita, perché qui c'è un terzo aspetto un po' più complicato da valutare per i non addetti ai lavori, che è la gestibilità dell'impianto, intesa come facilità di gestione ordinaria. Per come la vedo io, dobbiamo sempre tenere alto il rapporto beneficio o rotture di scatole dovute ad obblighi normativi, e l'unico modo per farlo è sapere che all'aumentare la potenza nominale dell'impianto aumentano anche le cose da fare e le scadenze da rispettare. Lo approfondiremo in un prossimo video, ma per il nostro studio iniziale ci basta sapere che ci sono soglie di potenza che, se ci troviamo a poterle superare di poco, è meglio non superarle. Queste soglie sono 6 kW, 11,08, 20 kW, molto importante, e poi salendo 100 kW, 500 kW e 1 MW. Cosa cambia nello specifico ve lo spiego la prossima volta, quindi vi consiglio di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per ricevere la notifica quando uscirà la prossima puntata della serie. Il concetto comunque è che, tornando al nostro esempio di prima, potendo fare solo 25 kW, potrebbe essere molto sensato non superare i 20 kW per non avere a che fare con l'agenzia delle dogane. Invece, riuscendo fisicamente a montare 30 kW, potrebbe avere senso metterci un'incombenza in più in cambio del raggiungimento dei nostri obiettivi energetici. E anche il livello 3 l'abbiamo passato, arriviamo al mostro finale, l'ultimo livello di potatura, che manco a dirlo è il tema economico. Sì, perché il milanese imbruttito che è dentro ognuno di noi dice: sì, ma tutto molto bello, il copriamo il fabbisogno, vediamo cosa ci sta, facciamo la cosa più comoda, ma poi alla fine ci vuole il cash. Esatto, e anche lì bisogna trovare l'equilibrio giusto, perché il costo di pochi kilowatt ad oggi è intorno ai 2000 euro a kilowatt, ma aumentando la potenza cala il costo a kilowatt e aumenta il ritorno economico. Però anche questo è un tema complesso che approfondiremo a breve. Riassumiamo il tutto: l'impianto giusto per la vostra azienda è il più possibile vicino a quello necessario per bilanciare i consumi, a patto che ci sia effettivamente lo spazio necessario per montare
farlo, non crei troppe incombenze da farvi dire che è più la fatica che il gusto e naturalmente ci stia nel vostro budget. Ah, tenete presente che il valore di potenza che otterrete potrebbe essere anche molto diverso da quello risultante da un'analisi professionale, perché magari non avete valutato particolari importanti come gli ombreggiamenti o le limitazioni della normativa antincendio. Bene, spero di avervi chiarito i fattori da considerare. Ora sta a voi e al vostro progettista creare l'alchimia giusta per soddisfare il vostro fabbisogno energetico nel migliore dei modi. Come sempre spero che il video vi sia stato utile, nel caso lasciatemi un like e condividetelo con i vostri amici e con l'ufficio acquisti. Intanto vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto da andreapiccinelli.net. Il video di oggi finisce qui, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e se il video vi è piaciuto ricordatevi di lasciarmi un like e di condividerlo con i vostri amici. Se non siete ancora iscritti al canale e volete farlo, potete cliccare sul tasto iscriviti e sulla campanella per stare aggiornati sull'uscita di nuovi video. Vi ricordo che oltre ad iscrivervi potete sostenere il canale abbonandovi con uno dei pacchetti che ho studiato per voi. In particolare vi segnalo il nuovo abbonamento produttore consapevole, che vi dà, oltre a vantaggi social su YouTube, anche la possibilità di usufruire del servizio di monitoraggio mensile che ho creato grazie alla collaborazione con SunReport. Per contattarmi trovate in descrizione il modulo di contatto per informazioni, consulenze, domande generiche eccetera, il modulo per l'iscrizione a archivio installatori di qualità e il modulo per l'iscrizione ai corsi sulle pratiche di connessione per impianti fotovoltaici sia in iter semplificato che in iter ordinario, che sono già attivi. Sempre in descrizione trovate tutti i miei recapiti, i canali social, Facebook, LinkedIn, Instagram, il mio sito, il link a Patreon se volete sostenere il canale e infine qualche curiosità sul canale, come per esempio tutta l'attrezzatura che utilizzo per realizzare questi video. Io come al solito vi ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo viaggio nel mondo del fotovoltaico.